È uscito Yoshi Craft World? Perfetto, oggi noi inizieremo Yoshi Woolly World. Bentornati ragazzi in questo nuovo video. Oggi siamo tornati in una nuovissima serie su Yoshi Woolly World. Prima di cominciare voglio dirvi che questa serie, allora, nel periodo in cui lo sto registrando, sto ancora registrando Super Mario Galaxy. Dopo Galaxy c'è questa serie che state vedendo adesso. Perfetto. Allora, volevo solo dirvi che in questo periodo lo sto registrando in anticipo, però sì. Allora, perché ho scelto questo gioco? Dato che è uscito Yoshi's Crafted World, volevo portare un gioco simile, quasi simile, cioè Yoshi Woolly World, che è uscito per Nintendo 3DS, se non mi sbaglio. Allora, noi inizieremo il file 1 che ho cancellato prima. Modalità classica o relax? Allora, questa modalità è consigliata ai giocatori più esperti. In questa modalità il gioco sarà più facile. Userò ovviamente la modalità classica. Ovviamente vi mostrerò che cos'è la modalità relax più in là. Sull'isola combinano un piccolo isolotto nel bel mezzo dell'oceano filato. Gli Yoshi vivevano in pace tranquilli e spensierati. Tuttavia un brutto giorno. Non posso sentire l'audio, tanto per dire. Salve piccoli Yoshi! Scusate il disturbo, ma devo trasformarvi tutti i gomitoli di lana. Muahaha. Uffa, quanto ci mettete a trasformarvi tutti. Trasformarvi tutti quanti i gomitoli. Ok, le ultime parti non erano gridate però. Ecco, così dovrebbe bastare. E ora di tagliare la corda e il filo. Grr, Yoshi, siete proprio delle teste dure, altro che teste di lana. E così Kamek vola via, prendendo qualche gomitolo per strada. Ah, perdendo qualche gomitolo. Gli Yoshi si consultano sul da farsi. Come possiamo salvare gli altri? Dobbiamo recuperare i gomitoli. Presto, inseguiamo quel farabutto. E così gli Yoshi inizia una nuova entusiasmante avventura. Riusciranno a riportare i loro amici alla loro forma originali? Forza, Yoshi! Prima di cominciare, questo Yoshi è stato fatto apposta per il multiplayer. Tanto per dire. Allora, cosa c'è qui? Teatro dei ricordi che credo che sono le immagini. Gli Amiibo che mostrerò più in là. Basta sempre per ora. Perfetto, iniziamo il mondo 1. Allora, io so tutti, o quasi tutti, i punti dove sono i gomitoli. I gomitoli, sì.
Gli offri la lente scena. Vabbè. In tutti i compiti del primo mondo, quasi tutti. Perché ricordo che ho fatto una live di Yoshi Woolly World. Ciao. Allora, ecco cosa dobbiamo recuperare. Questi fiori. Che rare comitelli di lana. Pancia sotto caca. Così e tac. Non volevo. Sì. E con la. Ok, sì, così si uccide, si uccide, e voilà. Sì. Allora, il mondo 1 è molto facile, però l'unico problema, non mi ricordo la location di di un fiore. Vi spiegherò questa cosa più in là. Sì, questa cosa dei fiori si è aperto. No, ok, peccato. Non è una strada secondaria forse? Proviamo, proviamo. Ah, una cosa che sono stato informato. Pesco, sì, salto sovallacciando. Gliene è venuto due. Wow, grazie gioco. Grazie tante gioco. Allora, una cosa che mi sono stato informato è che per completare questo gioco al 100% si deve dobbiamo sconfiggere tutti i nemici. Allora, comunque abbiamo preso primo pezzo di comitolo. Credo che lo chiamerò là. Allora, ora vi spiego una cosa abbastanza importante di queste lane. Questi pezzi di tico, vabbè, lì. Lo so come chiamarli. Sì, c'è il nome originale, lo so. Però. Vabbè. Capitoli. Vabbè, ogni tanto mi verrà fuori lana, però. Anche se questo è lana, quello che mangia Yoshi. Vabbè. Allora, se sarebbe stato in me. Avrei portato, come si aggiunge qui, vabbè, se fosse stato per me avrei portato, tra virgolette, Yoshi Woolly World per DS, perché ha più cose, oppure Crafted World, che non è tutto tetto, forse potrei portarlo più in là, molto più in là. Allora, mi ricordo questa parte, cattiva. Dovete fare per forza così. Secondo come te l'ho preso. Sto facendo più veloce possibile perché. Non so neanche quanto tempo abbiamo perso, tipo 8 minuti. Terzo. Aia. Ecco, questo dovete. Ecco, una cosa cattiva del gioco. Che dovete avere, allora, per completare tutto al 100% di livello, tutti i punti vita. Se no, non avete qui 20 punti vita, quei fiori strani sotto Yoshi, il livello non verrà segnato come 100%. Quindi, sì, un po' fastidioso, lo è. Forse l'unica cosa che mancherò sono queste cose verdi che non so che cosa sono, eh. Aspetta, qui ci sono già stato, posso uscire, no? Potete scrivermi qua sotto cosa sono quei cosi verdi? E che cosa servono? E non l'ho mai capito, sapete? Questo me lo ricordo. Anche molto bene. Come lo aggiungo questo? Così. Terzo. Quarto comitolo. Un'altra cosa che
certo a sapere di questo gioco che ci sono queste cose nascoste, quindi attenti. Comunque è pure obbligatorio prendere tutte queste cose, tra virgolette, monete, queste cose qui, ecco. Infatti, 14 su 20. All'ultimo non vorrei morire il gioco comunque, grazie, se hai voglia di ascoltarmi. Vabbè, non mi interessa qualcosa. Però mi interessi tu. Allora, abbiamo completato la prima parte al 100%. Quindi, allora una cosa che su, che vuoi fare su? So che ho fatto la live, però non mi ricordavo questo piccolissimo dettaglio. E vabbè. 19. Ne manco sempre uno, eh? Vabbè. Vediamo se lo becco. Arrivo, per uno. Poi queste sono ciambe. Che altro, eh? 1.300. Ah, comunque le ciambe servono a qualcosa. L'ho scoperto. Va bene, nella live. Avete visto tutte? Pure tutto tranne il fiore. Nel caso avete completato tutto al 100%. Proverò a completare tutto al 100%. Ho qualcosa nel monitor, aiuto. Secondo. Ok. Hai ottenuto una spilla del potere che permette di saltare lì. Se la usa nella modalità relax. Che vorrei mostrarvi più in là. Ora. Hai composto Yoshi Fiore. Allora, ecco qui, Yoshi Fiore. Prendendo tutti i gomitoli di tutti i livelli, sbloccherete un nuovo Yoshi. Allora, non credo di usarli tutti, però ci proverò. Comunque, nel frattempo che facciamo il secondo livello, poi l'ultimo, spirito del potere. Scambia le tue perline, non perle, perline, con spille che torneranno Yoshi a vita incredibili. Tipo, completa lo scenario all'istante. Ah, ok. Però non credo di usare spille. Non credo, eh. Se non ci credete o no, a livello 4 di Yoshi, almeno dal primo mondo, inizia a diventare un po' complessa la situazione. Quindi sì. Comunque, in ogni episodio farò tipo due livelli. Ma comunque, ora vi spiego una cosa. Se manco qualcosa, qualcuno, chissà cosa, in un livello, non lo andrò a prendere subito perché perderei solo tempo. Quindi, ora potete pure scrivere voi se volete che vado a prendere le cose rimanenti dopo il mondo oppure sì. Cioè, io preferirei fare in effetti più così, eh. Comunque vi ho detto, nella live so più o meno almeno dalle prime tre livelli dove sono tutti i gomitoli, quarto ovviamente. Scrivete qua sotto se volete che vado a controllare pure dove sono i gomitoli, perché cioè non i gomitoli, però più i fiori che altro. Dopo aiuto,
te pareva. Scusa, quanto ne ho ora? 15. Ragionevole. Ok. Attenti qui che tipo una piccola trappola. Non state attenti. No, voglio quella cerca. Cioè mina, quella che. Allora, in live abbiamo visto pure questo coso che dà cembe. E fiori! Cioè, in due livelli abbiamo fatto tipo 1700 cembe. Quanto ne abbiamo ora? 1800. Non male. Non male. No. Ok, questa è una cosa bella, è una tuffa bella e buona. Cavolo però. Volevi? Aspetta, aiuto. No. Ok, qui siamo un po' difficile peccarlo. Oh, finalmente. Sì, mi ricordo questa parte. Cioè. Ho già 16 minuti, Vabbè, con le serie. Con questi tipi di video posso pure capirlo. Che tipo. Hai bisogno di più tempo per fare questi giochi, quindi. Non tipo Fortnite che li fa in 10 minuti. Ciao. Non voglio andare per avanti perché me lo ricordavo. Quella, attenti. Checkpoint, se non mi sbaglio. Adesso qui Yoshi ombrello, premi 2 per aprire l'ombrello e Yoshi flutterà come una piuma. Oh, con il tempo, yeah! Che bello. Comunque, a proposito del ti c'ho poco tempo. Col cavolo. Perché c'è una certa cosa che voglio prendere. Eccolo infatti. Me lo immaginavo che era qui. No. Ah, in questi livelli li odio. In questi livelli li odio. Non mi distruggo per tutte queste gemme, però devo andare. E vabbè. Aspettate, io sono a 3 cose e 4. Ok, queste ci danno sempre gratis. Capite? Bella! Aspettate. Niente? Sicuri? Mi ricordavo qualcosa. Ah, mi ricordo questa parte brutta. Non l'ho peccato di striscio. Va bene. 1, 2. 1. Tetto. Sì, vabbè. Vabbè. Datemela per. Ecco. Non quasi siamo tutti felici e contenti. Se non avessi vedo, questo è un livello bonus. Qualche livello bonus. Aria bonus più che altro. Aspettate, aiuto. 1, 2 e 3. Chissà cosa c'è qui. Il quarto fiore. A me mi servirebbe. Ok, mi servono un ultimo fiore e un ultimo capito. Perfetto. E mi ricordo un fiore, se non mi sbaglio dov'è, se non è di livello 3 ovviamente. Eccolo qui. Allora attenti, uccidete questo, non andate avanti perché il gioco
vi odia quando fate queste cose. No, se non lo becco, ecco uno. Cosa gratis? Coco. Devo peccare qui il cubo, tra virgolette. E abbiamo finito il livello al 100%, anche senza i due cosi. Mi dispiace, però quello che non si nascondono qua da qualche parte. Sì, scommetto quello che volete che l'ultima ceppa si nasconde qui da qualche parte. Vabbè, però ho già detto come la penso io su per tenere le cose, quindi ritornerò in questo livello, quindi ok, se non è niente di che, e se non serve a niente di che, ecco qui, se non serve a niente di che, le stampe credo di saltarli. Gioco, ok, aspetta, questo non è venuto nella live. Che devo fare? Comunque, livello al 100%, 99%. Ah, forse nel livello bonus. Nel livello dove c'è Yoshi Ombrello l'ho mancato, eh. Scusa, che dovrei fare ora io qui? Peccarli e basta? Sì, ma è tipo una cosa iper impossibile. Ah, questi cosi non credo di doverli completare al 100%, quindi. Ah, solo per il CM. Perfetto. Quindi, raga, questo primo episodio può concludersi qui. Nel prossimo episodio andremo a affrontare, diciamo, un boss. Quindi hai ottenuto una nuova sfida del potere. E nel prossimo episodio hai composto Yoshi Arboreo. No, questo livello. Ok. Yoshi Arboreo viene qui. E voilà. Quindi, nel prossimo episodio di sì, Super Mario Galaxy, di Yoshi Volleyball affronteremo il livello 3 e il livello 4. Che non sono per niente corti. Comunque, qui potete trovare tutti gli Yoshi che avete sbloccato. Quindi, cassetta degli Yoshi, in questa cassetta puoi trovare tutti gli Yoshi che vuoi. Sì. Ok. Ciao ragazzi.